Benvenuti, siamo alla quarta catechesi sulla liturgia intitolata La liturgia e celebrazione comunitaria del popolo di Dio. Il documento conciliare sulla liturgia al numero 27 fa una chiara affermazione sul fatto che sia sempre da preferire la celebrazione comunitaria della liturgia rispetto ad ogni forma che incoraggi o sostenga un approccio individualistico alla preghiera della Chiesa. Dice il testo: ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata. Ciò vale soprattutto per la celebrazione della messa, benché qualsiasi messa abbia sempre un carattere pubblico e sociale per l'amministrazione dei sacramenti. Questa scelta, di cui vedremo subito le sagge motivazioni, comporta oggi una certa fatica ad essere accolta, perché va in direzione contraria alla tendenza moderna, o come si dice oggi, postmoderna, di un individualismo sempre più forte. Il problema principale dell'individualismo nasce dall'illusione, alimentata dalla postmodernità, dell'onnipotenza individuale, causata e rafforzata dallo sganciamento dagli altri, dal rifiuto del noi, dal volersi pensare indipendenti da tutto e da tutti. Il filosofo della liberazione dell'individuo dalla società e della fantasia al potere, dai cui scritti fu influenzato il movimento del 68, Herbert Marcuse, diceva che la società ideale, secondo lui, avrebbe dovuto costruire panchine pubbliche a un posto solo. Cioè la società doveva mettersi a servizio dei bisogni e dei desideri del singolo individuo, senza preoccuparsi di distruggere ogni forma di noi. Oggi siamo purtroppo molto vicini a questo, quando vediamo i giovani seduti sulla stessa panchina che guardano il telefonino senza mai guardarsi in faccia. Hanno di fatto realizzato le panchine pubbliche monoposto, la solitudine assoluta che cancella ogni noi e ogni forma di vera comunità. Mentre la vera condizione che rende possibile la vita umana è proprio la comunità, il mettere in comune la nostra umanità, ciò che siamo e che abbiamo, per rendere più vivibili le nostre esistenze su questo pianeta. Purtroppo dobbiamo riconoscere che invece oggi ci troviamo in mezzo a una crisi generale delle numerose forme comunitarie finora conosciute, dai partiti politici alle varie forme di associazionismo, dall'Associazione delle Nazioni alla stessa famiglia tradizionale. Questo si ripercuote anche nel modo di vivere la fede, che tende a diventare perciò una fede sempre più individualistica e solitaria. Se si chiede a una coppia di giovani che non hanno fatto nessun cammino di fede quale sarebbe, secondo loro, la loro forma ideale con cui celebrare un matrimonio, molto probabilmente avremmo questa descrizione: una chiesa piccola, artisticamente bella, addobbata come un salottino nobiliare pieno di fiori, con al centro il posto degli sposi, poi una piccola orchestra che esegua musiche a cui gli sposi sono individualmente affezionati,
Quindi un gruppo di spettatori scelto solo tra parenti ed amici stretti, evitando magari i parenti o gli amici dell'altro o dell'altra che sono personalmente antipatici al rispettivo coniuge. Infine vorrebbero un prete che conduca la cosa in modo brillante, facendo sentire che lo sposo e la sposa sono al centro del mondo e l'unica cosa che conta per il futuro è che solo loro due, e prima di tutto ognuno di loro, siano personalmente felici. Non penso serva una lunga riflessione per capire quanto questo modo di immaginare la celebrazione delle nozze sia molto distante dal vero significato liturgico di un matrimonio cristiano. Se volete, si potrebbe fare una specie di gioco immaginando allo stesso modo la celebrazione ideale della cresima rispetto a molti genitori, della messa per il caro nonno defunto, della messa di anniversario, eccetera. Sono certo incontreremmo altrettante dimostrazioni di una visione privata, individualistica, emotiva e spettacolare della liturgia. La vera liturgia invece va in direzione opposta, perché secondo l'ininterrotta tradizione della Chiesa ribadita dal Concilio, la celebrazione liturgica deve educare al bene e alla vera fede. La liturgia infatti non è solo il risultato della vita di fede della Chiesa. Il Concilio lo dice dicendo che la liturgia deve essere il culmine della vita della Chiesa. Ma la liturgia deve essere anche la sorgente della vita della Chiesa, di una vita ecclesiale più vera, più giusta, più buona. Per questo dice il Concilio che la liturgia è culmine e fonte, sorgente. La liturgia è uno spazio che educa alla fede. Un antico motto teologico recita: lex orandi, lex credendi, cioè la legge della preghiera e la legge del credere, oppure il contenuto della preghiera è il contenuto della fede. Quindi non si celebra secondo il gusto individuale, ma secondo quello che insegna la vera fede. E la vera celebrazione rafforza la vera fede e corregge la fede imperfetta. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1140, insegna perciò: è tutta la comunità, il corpo di Cristo unito al suo capo, che celebra. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa che è sacramento di unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Per questo, ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria, con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi. Questa cura nel costruire e vivere celebrazioni liturgiche che educhino alla comunità e alla relazione con gli altri e non seguano l'onda del crescente individualismo postmoderno è rafforzata da ciò che segue nel numero 26. Dice il Concilio: perciò tali azioni liturgiche appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano, ma i singoli membri vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici, della partecipazione effettiva. Cioè che la celebrazione debba essere comunitaria non vuol dire che tutti fanno tutto,
che non ci debbono essere differenziazioni nei ruoli e nei compiti. Anzi, è vero proprio il contrario. Infatti, ciò che favorisce la crescita dell'individualismo sono proprio le condizioni di massa, in cui si è identici, si vive vicini, ma senza una vera relazione con gli altri. Una celebrazione in cui ciascuno è valorizzato e la collaborazione nei diversi servizi rende possibile il bene comune è una grande educazione al noi, al sentirsi in relazione, a superare l'individualismo. Con una efficace immagine, Papa Luciani spiegava come la Chiesa, grazie al Concilio, aveva riscoperto la bellezza e il valore del pregare insieme, come vera comunità. Diceva Papa Luciani, prima del Concilio, ma questa è una tentazione sempre presente, si pregava anche nella liturgia in maniera individualistica. In chiesa si pregava un po' come si mangia alla trattoria, dove uno è a un tavolo, uno è a un altro, uno è alla minestra, l'altro alla frutta. Ben altra cosa è mangiare in famiglia, tutti insieme, i genitori con i loro figlioli, i figlioli sotto lo sguardo della loro mamma. La liturgia rinnovata porta al senso della famiglia, al pregare comunitario. Il noi ordinato che celebra la liturgia mette in rilievo i singoli ministeri, cioè i servizi a tutta la comunità, e così ci educa a diventare da massa a popolo di Dio, a comunità che celebra. Il numero 29 della Sacrosanctum Concilium insegna in proposito: i ministri, i lettori, i commentatori, i membri della Schola Cantorum svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitino il proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine che conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Bisogna dunque che tali persone siano educate con cura, ognuna secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano formate a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine. Come in tante altre parti, il documento conciliare mette in chiaro l'importanza della formazione liturgica di tutti i cristiani, a partire da coloro che nella liturgia svolgono un servizio. Questa formazione ha due caratteristiche fondamentali che la distinguono dal semplice insegnare ad eseguire gesti o cerimonie. Il documento parla innanzitutto dello spirito liturgico, facendo riferimento all'esperienza di tutta la formazione dei cristiani attuata dal movimento liturgico prima del Concilio. In un articolo del 1928, intitolato Dogma e Liturgia, il futuro Papa Montini, San Paolo VI, scriveva: «La liturgia non è solo rito, non è solo arte, storia e forma, non è neppure solo preghiera, ma è un metodo. La liturgia ha, vorrei dire, una pretesa di sintesi. In essa la gerarchia, il dogma, la regola, le divine potestà di Cristo, l'opera e l'anima umana convergono simultaneamente nell'espressione ufficiale del culto. Essa ha quindi il potere di far vivere l'unità della Chiesa, l'unità sociale, l'unità di fede, l'unità di preghiera.
Di più, ha il potere di mostrare, per così dire, la mirabile equivalenza di queste unità tra di loro. La Chiesa, che ha la stessa fede e la esprime nella stessa preghiera. Così inteso, il movimento liturgico, diceva Paolo VI, è un metodo di educazione cristiana integrale, è il metodo di cui la Chiesa si serve per ricordare, insegnare, riprodurre i misteri di Cristo. Questa è la formazione allo spirito liturgico più autentico, cioè celebrando e vivendo la celebrazione in questo modo cosciente, partecipe, attento, prima di tutto per incontrare Gesù vivo in mezzo a noi, si attua, diceva Paolo VI, una educazione cristiana integrale. Basterebbe vivere davvero bene la messa per crescere come cristiani. È il caso di ribadirlo. Una parrocchia che cura la liturgia, che aiuta chi vi partecipa a viverla bene, educa un'intera generazione di cristiani e li fa davvero crescere nella fede. Il secondo elemento che distingue una corretta formazione liturgica è educare ciascuno a svolgere bene il proprio specifico servizio. Dice il numero 28 del nostro documento. Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che secondo la natura del rito e le norme liturgiche è di sua competenza. Non si tratta di fare una classifica di chi vale di più in base all'azione che compie, ma di comprendere che l'azione liturgica funziona come una grande orchestra. Anche chi suona solo il triangolo contribuisce all'esecuzione e se fa bene il suo compito diventa prezioso quanto il primo violino. Così ogni singolo fedele, come abbiamo detto più volte, celebra la liturgia con la sua attiva partecipazione. Continua il documento al numero 30. Per promuovere la partecipazione attiva si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo. Si osservino anche a tempo debito un sacro silenzio. Tutto ciò non vuol però mortificare nessuno imponendo con rigidezza di gesti ed atteggiamenti. Conclude infatti il nostro testo introducendo il saggio principio che la liturgia deve accogliere la ricchezza della vita di un popolo per farne espressioni della sua fede. Dice al numero 37. La Chiesa, quando non è in questione la fede o il bene comune generale, non intende imporre neppure nella liturgia una rigida uniformità. Rispetta, anzi, e favorisce le qualità e le doti di animo delle varie razze e dei vari popoli. Tutto ciò poi che nel costume dei popoli non è indissolubilmente legato a superstizioni o ad errori, essa lo considera con benevolenza e, se possibile, lo conserva inalterato e a volte lo ammette perfino nella liturgia, purché possa armonizzarsi con il vero e autentico spirito liturgico. Questo è il principio della inculturazione della liturgia, che deve far sentire ogni credente serenamente a casa sua ogni volta che partecipa alla liturgia.
Questo si attua in particolare nei canti e negli arredi sacri, che giustamente valorizzano gli stili, i gusti, la bellezza della cultura popolare. Per questo è necessario che il clero non imponga i propri personali gusti liturgici ad un'assemblea che celebra, ma si inserisca serenamente e positivamente nella tradizione di quella parrocchia, città e diocesi. La regola saggia è, come al solito, accogliere ciò che è buono ed impegnarsi a farlo gradualmente e pazientemente diventare migliore. Nei numeri 41 e 42, infine, il Concilio indica una gerarchia chiara di responsabilità, perché questa incarnazione della celebrazione nella vita e nella tradizione di fede di un popolo non diventi un abuso o fonte di stranezze. Vale la pena di rileggere con attenzione questi due testi che concludono efficacemente la nostra riflessione. Il numero 41 dice: «Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge. Da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale, convinti che c'è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri». Ed infine il numero 42. Poiché nella sua Chiesa il Vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque l'intero suo gregge, deve costituire necessariamente dei gruppi di fedeli, tra cui hanno un posto preminente le parrocchie organizzate localmente e poste sotto la guida di un pastore che fa le veci del vescovo. Esse infatti rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta la terra. Per questo motivo la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il vescovo devono essere coltivati nell'animo e nell'azione dei fedeli e del clero. E bisogna fare in modo che il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa domenicale. Grazie della vostra attenzione.